Buongiorno a tutti, oggi facciamo una cosa veramente grande. Come sapete, il ricorso collettivo degli operatori sanitari sta andando alla CEDU e abbiamo chiesto a tutti gli operatori sanitari di inviarci le procure che devono essere cartacee da inviare alla CEDU. Bene, la maggior parte delle procure sono già arrivate e sono queste qui. Ora, il lavoro che dobbiamo fare è immenso. Vedete qui, ogni procura ha un numero e questo numero corrisponde a una persona. Quindi oggi con 10 volontari apriremo tutte queste buste, scriveremo tutti questi numeri perché solamente chi ha inviato la procura può andare alla CEDU e tutte queste buste verranno poi, non più buste, tutti questi fogli raccolti, ordinati e messi in un indice finiranno lì, in quei faldoni, questi qua. Pronti per andare alla CEDU. Quando ho fatto l'altro video fuori c'era il sole, è perché era mattina presto, ora è sera, è ora di cena. Abbiamo fatto un lavoro immenso, credo che lo vediate anche dalla mia faccia e lo sentite anche dall'audio perché mi sono scordato di accendere il microfono, quindi l'audio è quello della macchinetta fotografica. E, però eccolo qua, ecco i faldoni pronti per partire alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Qualcuno in ritardo ancora arriverà durante la settimana, però questo è veramente il grosso e abbiamo fatto un lavoro incredibile. Io ringrazio tutti gli amici che mi hanno aiutato e che ci hanno aiutato oggi e ringrazio anche tutti coloro che ci hanno mandato bigliettini carinissimi e simpaticissimi di auguri e di incitazione e di coraggio nelle buste. Penso che stiamo facendo una cosa veramente grande, veramente unica, non credo che sia mai stata fatta una cosa così grande alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. E ciao a tutti.